Ah, ragazzi, dimenticavo, prima di cambiare inquadratura, mi piacerebbe dirvi che ho intenzione di fare una live su questo canale dove appunto risponderò alle vostre domande, dove faremo un po' di cubi insieme, quindi 3x3, boh, insomma, quello che c'è, per festeggiare appunto il raggiungimento dei 20.000 iscritti. E una volta appunto che li avrò raggiunti, programmerò questa live su questo canale. Quindi spero che questa idea vi piaccia, e se è così appunto lasciate tanti tanti mi piace, e ora riprendiamo con il nostro video. Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone e oggi ho qui con me il cubo e l'app della Geeker che vi ho già mostrato in un video precedente dove facevo la recensione appunto del cubo intelligente, e oggi proverò a giocare a un giochino molto simile a Guitar Hero, però utilizzando il cubo di Rubik. Quindi andiamo su, apriamo l'app, andiamo su Game, Cube Crash. L'obiettivo ovviamente sarà quello di battere il mio stesso record, ok? Che è appunto, vediamo un po' se qui ce lo dà nella classifica, ok? 11.029, quindi proverò a battere questo numero qua. Vediamo se ci riesco. Quindi go, e iniziamo. Ovviamente all'inizio è lento, però poi dopo aumenterà la velocità, per rendere molto più difficile l'esecuzione. Vediamo se ci riesco, dai! Oltretutto non è facilissimo perché il color scheme mi confonde un po', non essendo uguale ai cubi che uso abitualmente, ecco. Come vedete la frequenza delle note sta aumentando e quindi devo essere più reattivo possibile per azzeccare quella giusta. E sta aumentando pure la velocità, come vedete le note scorrono molto più velocemente rispetto all'inizio. Cavolo, questo era difficile, mi volevano ingannare le note rosse e blu, e anche la bianca e rossa. L'avevo preso! Non è giusto! In questi casi è più difficile perché ti ritrovi a girare due facce in contemporanea e bisogna essere rapidi e precisi per evitare di sbagliare. Come vedete nell'app in alto c'è una vita con una barra rossa e man mano che sbagliate diminuisce. Boh. Adesso ti ritrovi quasi a fare degli algoritmi da quanto sono veloci le note. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Di pochissimo ma ce l'ho fatta. Non so perché, ma a un certo punto avevo mosso una faccia del cubo ma non me l'ha presa. Non ho capito bene il perché. Però vabbè, alla fine ce l'ho fatta, ok? Quindi benissimo, sono soddisfatto. Anche se ovviamente di pochissimo, però ovviamente era già difficile arrivare a questo livello qua. Anche perché appunto non è che mi ci alleno tutti i giorni, ecco. Ci sono anche riuscito da prima, quindi va benissimo così. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se ci avete giocato anche voi, qual è il vostro PB, il vostro record. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!